50 anni fa perdeva tragicamente la vita Roberto Strulli, portiere di calcio, vanto dello sport di Monsummano. Aveva appena 26 anni nel pieno di una carriera calcistica che lo stava portando verso la Serie A. Il Bob, così lo chiamavano gli amici, si infortunò durante il derby di Serie B tra Ascoli, la società di cui indossava in quel momento la maglia, e San Benedettese. Si ferì mortalmente gettandosi in uscita tra i piedi dell'attaccante avversario, riportando una frattura mandibolare. Morì dopo poche ore in ospedale. Era il 15 febbraio del 1965. Oggi, a distanza di 50 anni, la città di Monsummano ha voluto ricordare quel giovane portiere così temerario con una cerimonia che ha avuto la sua conclusione al Museo della Città e del Territorio, dove è stata allestita un'ampia mostra su Roberto Strulli. Come si ricorda Roberto Strulli il comune di Monsummano? Sì, allora, il comune di Monsummano fin da subito, fin dopo la sua morte, ricordò Roberto Strulli intitolandogli lo stadio che era appena stato ultimato, il nuovo stadio che appunto si chiama Stadio Strulli da sempre, e poi con il torneo Strulli che anche se, fin dal 65 è sempre stato organizzato e ancora tutt'oggi viene giocato. Oggi invece a 50 anni da quel tragico derby fra l'Ascoli e la San Benedettese lo ricordiamo appunto con una cerimonia che poi diciamo così fa da anteprima a un libro e a una mostra che noi abbiamo voluto realizzare proprio per ricordarlo e per lasciare il ricordo, il segno di Roberto, perché comunque Roberto ha lasciato un segno indelebile nei suoi amici di allora, di cui oggi molti sono qui a questa cerimonia, ma l'importante è farlo conoscere anche alle giovani generazioni, perché è stato un personaggio importante per Monsummano e è bene che venga ricordato per quello che ha fatto e non soltanto perché è la persona a cui ha intitolato lo stadio. È un segno di una vicinanza alla persona, alla famiglia e a un mondo dello sport che non l'ha mai dimenticato. Questi sono valori e per noi i valori come amministrazione sono elementi assolutamente fondamentali. Oltre alle istituzioni erano presenti rappresentanti dell'Ascoli Calcio, ex giocatori e allenatori che hanno non solo conosciuto ma anche giocato e allenato Roberto Strulli, come il nostro Giancarlo Innocenti, suo primo allenatore. Con loro anche il figlio del Bob, nato pochi mesi dopo la morte del padre. Attraverso la testimonianza della mamma Luana, tu hai poi conosciuto nel tempo la figura indimenticabile del tuo papà. Che sentimenti provi il giorno del suo ricordo particolare dei 50 anni dalla sua morte? Ma penso che oggi sia, come è successo ad Ascoli, una bellissima festa, una testimonianza da parte di tutti gli amici di mio padre, che tutti hanno contribuito a realizzare questa giornata. E sono contentissimo di essere qui, anche se non c'è mia madre, mi dispiace, ma insomma ci sono io e questo è importante.